Forza Italia chiede che nel giro di una settimana, 10 giorni, si verifichi la situazione della pandemia nel nostro Paese e si possa spostare, se le condizioni lo permetteranno, il termine della chiusura dalle 22 alle 23. Questa decisione da anticipare significa poter aiutare tutto il mondo delle imprese, significa aiutare settori che sono stati costretti a chiudere per troppo tempo a causa del coronavirus. Ora noi chiediamo che si faccia anche qualche cosa in più, che si verifichi in occasione della prima riunione del Consiglio dei Ministri la situazione di settori che sono rimasti chiusi con la decisione dell'ultimo decreto. Penso al wedding, penso al comparto dello sport, per cercare di rimettere in movimento, laddove si è in sicurezza, settori che possono farlo. Se si possono riaprire cinema e teatri, si possono riaprire anche le palestre. Quindi credo che si debba fare un ulteriore sforzo, sempre valutando la evoluzione della pandemia. Ma siccome, grazie al lavoro del generale Figliuolo, si sta vaccinando a ritmi crescenti la popolazione italiana e anche grazie alle decisioni del governo Draghi, che noi abbiamo convintamente sostenuto, della nascita del Green Pass italiano, che anticipa la nascita del Green Pass europeo, credo che si possa arrivare a trovare una soluzione positiva per l'anticipazione, per posticipare dalle 22 alle 23, anticipando i tempi previsti ieri. Sono assolutamente convinto che questo si possa fare.